Questo è lo spazio di dove prima c'era il doccino. Aia, cazzarola, aia. Ah, maledetta, mi sono punto con questo al ginocchio. Mi sono un po' tagliato il ginocchio con quella vite maledetta che avete visto lì. Benvenuti sul canale, siamo ad agosto, mi ero ripromesso di non fare nessun video perché sono in vacanza, però a grande richiesta di tanti di voi, oggi mi improvviso un video di lavoretti sulla mia barca, perché ci sono sempre un sacco di cose da fare. Sul canale trovate almeno altre 4-5 puntate di lavoretti vari che ci ho fatto sopra. Oggi abbiamo un paio di cose interessanti, bando alle ciance, vi faccio vedere oggi di cosa ci occupiamo. Siamo sul canale del Magra, vedete un po' di barche che escono, tanto tra 10 minuti rientrano, perché loro non lo sanno, ma ci sono delle onde alte 1,5 metri. Comunque, oggi occupiamoci della nostra Sea Ray del 1991, che è quasi tutta rifittata, ovvero è stata svecchiata in diverse cose. Entriamo a bordo. Allora, intanto vi faccio vedere già un paio di lavoretti che ho fatto, che però non sono stato lì a documentare, però sono comunque interessanti, guardate. Ecco qua, vedete queste pedanine, ce n'è una qui e una qua. Le ho già tutte smerigliate con questa rotorbitale levigatrice, perché prima erano rovinate così come questa porta di accesso, che poi andremo anche a rifare nella stessa modalità. Togliendo la vernice, sotto c'è un legno più fresco, molto più bello anche come colore, che svecchia. Poi ho cambiato queste fettuccine che tengono ferme le porte, sia questa di accesso che anche la porta principale che dà verso l'abitacolo, quindi le ho sostituite, le ho tagliate della lunghezza giusta. Ho rimesso i suoi bottoni nuovi, così adesso la porta rimane bloccata anche se la barca bascula. Questa operazione non so perché non l'ho mai fatta in 2 anni e passa che ho sta barca, anche perché tutto sommato le fettuccine con i bottoni sono costati 3 euro e hanno risolto un sacco di rumore a bordo, perché prima sbattevano contro la murata, invece adesso sono veramente adese e silenziose. Passiamo alle lavorazioni che vi faccio vedere oggi. Allora, questo è lo spazio di dove prima c'era il doccino. Dico c'era perché, eccolo qua, si è rotto l'anello di collegamento tra il telefono della doccia e il tubo, che è una cosa che dovrebbe essere robusta, perché non è in plastica, è in acciaio. Evidentemente era troppo sottile e si è crepato e poi si è rotto. Questo anello qua non lo danno in dotazione con il telefono, lo danno in dotazione con il tubo della doccia, che io prontamente ho già preso, eccolo qua, e qui vedete l'anello nuovo, io vado a sostituire tutto il tubo. Lo sbattimento di questa sostituzione è che devo andare nel vano motori, dove notoriamente nelle barche c'è sempre poco spazio, e tra l'altro mi devo infognare una volta entrato con il braccio proprio in fondo per staccare il dado che c'è qua sotto, sfilare il doccino vecchio e mettere il doccino nuovo. Questa operazione, ragazzi, non so se riuscirò a filmarla, però almeno intanto ve l'ho raccontata. Adesso procediamo a togliere il tavolo e aprire il vano motori. Ora andiamo a mettere la sicura, eccola qua, questo gancio da questa parte, di modo che il portellone rimane saldo e non ci viene addosso anche se arrivano delle onde. Eccolo qua, questo è il nostro V6 Alpha One 4003 a benzina da 200 cavalli.
È una fortuna per adesso avere un motore solo, perché almeno ho un pochino più di spazio di manovra. Scendiamo. Come potete vedere, il tubo della doccia è lì. Io devo adesso staccare il tubo, sfilarlo con attenzione perché sarà pieno di acqua, e mettere il nuovo. Allora, tra l'altro, sto vedendo qua, cos'è sta vite qua? Una vite che bascola nel vano motore. Da dove arriva? Ma da dove arrivi? Fammi vedere. Ah, ecco qua. Si è staccata qua la staffa che tiene il serbatoio dell'acqua pulita. E vabbè, dopo la rifissiamo. Intanto questa tiriamola via, perché qua non deve rimanere. Aia, cazzarola, aia. Ah, maledetta, mi sono punto con questo al ginocchio. Ah, pausa. Allora, raga, mi sono un po' tagliato il ginocchio con quella vite maledetta che avete visto lì. Adesso l'ho già disinfettato, mi sono fermato un paio d'ore e vabbè, lo lascio respirare. È inutile mettere dei cerotti perché poi non si rimargina più. Inconvenienti che succedono in barca. È un ambiente ostico questo della sala macchine. Guarda come basculiamo adesso, perché passano qua nel canale a 30 nodi e poi per forza che basculi. Ho fatto una pausa perché mi bruciava un po' il ginocchino. Dai, adesso riprendiamo, riscendiamo giù. Prima però copro sta parte pungente con un po' di scotch e poi vediamo di filmare mentre tolgo il tubo. Ok, intanto abbiamo tappato qua le parti che pungono. Allora, è lontanissimo. Ma come cazzo ci arrivo? Dai che viene. Ok, ci siamo quasi. Eccola qua. Stai lì. Sei chiusa? Fermati. Ok. Togliamo il tubo vecchio. Apriamo qua. Eccolo qua. Anello nuovo che facciamo passare da sotto lì sopra e gli colleghiamo il telefono e questa estremità al serbatoio dell'acqua. Dai ragazzi, procediamo. Ok, abbiamo tolto il cassonetto, così siamo riusciti a passare col tubo. Perfetto. Eccolo qua. Adesso facciamo una prova di pressione aprendo l'acqua del circuito della barca e così vediamo se perde un po' di acqua o da sopra o da sotto. Apriamo l'autoclave. Fresh water. Qua va bene. Vediamo giù. Non so se potete vedere, ma non gocciola. Bene, rimontiamo. Montato nel suo alloggio. Perfetto. Ma mica mi dimentico di bloccare anche la staffa del serbatoio dell'acqua. Questa è più facile, però cerchiamo le viti giuste perché quelle che ho tolto sono piccoline. Ecco perché si sono strappate via. Mi serve qualcosa di un po' più lungo e un po' più largo. Potrei averlo. Allora, direi così. Ne ho solo due, ma ce le facciamo bastare. Ecco, abbiamo bloccato bene anche la staffa del serbatoio dell'acqua. E per oggi basta.
Non avete idea che caldo c'è qua sotto? Più tutte le onde che generano le barche che passano, la scomodità. Ho finito, guardate come vanno, vi faccio vedere. Guardate, questo dovrebbe andare a 3 nodi, ma che velocità che va. Comunque anche sta missione l'abbiamo spuntata. Vado a fare un bel bagnetto, ci vediamo alla prossima. Per oggi è tutto, per chi ancora non è iscritto a sto canale folle che c'ha le macchine, c'è un po' di nautica, c'è un po' di tutto, ragazzi, qua sotto cliccate iscriviti. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.